C'è un posto dove la convenienza veste ogni tua occasione. Avvolgiti di bellezza. Cliché, my love, I sing a song. Cliché, my love, cliché pronto moda e solo firme outlet degli affari. Per te e tutta la famiglia. Cliché, my love, I sing a song. Cliché, my love, I sing a song. Cliché pronto moda, via Petrara 4, Reggio Calabria. Buonasera amici di Reggi delle Inchieste, siamo in diretta dalla 69esima mostra del cinema di Venezia. Grandi le polemiche suscitate dal film Faith a causa del modo blasfemo di affrontare il tema religioso. Ascoltiamo il servizio sulla conferenza stampa. Un film che ha fatto e farà discutere, Faith, del regista austriaco Ulrich Seidel, in concorso per la 69esima mostra del cinema di Venezia. Una donna, Anna Maria, interpretata dall'attrice Maria Hofstadter, fa della religione e dell'amore per Gesù Cristo la sua sola ragione di vita. Un amore quasi esagerato, che finisce per travalicare i confini canonici dell'essere cristiano, arrivando a essere blasfemo. A scandalizzare è infatti l'uso che Anna Maria fa di un crocifisso appeso a una parete, trasformato in strumento sessuale. È un film senza sceneggiatura, ha affermato il regista nel corso della conferenza stampa, con la partecipazione di attori professionisti e non professionisti. Perché questa scelta è affascinante e porta a risultati inattesi, come l'autenticità della recitazione. Ho voluto lasciare spazio all'improvvisazione, ha proseguito. Gli attori non concordavano le scene. Solitamente i professionisti non amano lavorare con i non professionisti, ma per Maria è esattamente l'opposto. Questa frase ha trovato l'avallo della stessa Hofstadter. Siamo tutti protagonisti, è secondario sapere chi ha studiato recitazione e chi no. In conclusione, alla domanda se la storia rappresentata rispecchia la fede cristiana di oggi, tagliando corto, il regista ha spiegato che questa è solo una storia, certamente non la regola. Protagonista della mattinata, Zac Efron, l'idolo delle ragazzine che ha presentato il film At Any Price. Ascoltiamolo. Allora, mi è piaciuto moltissimo interpretare Dean, era molto complesso, l'ho capito in un certo qual senso, questo suo rapporto con la famiglia, col padre, amando molto suo padre, ma non volendo seguire lui e quello che ha fatto, ha la sensazione che il suo padre ha questa prospettiva sbagliata, distorta del sogno americano, cioè quello di espanderti o morire. E quindi Dean vuole andare via dal seguire il padre, non vuole seguire il padre. E c'erano tante cose che non sapevo di Dean, però, per esempio, essendo un bravo ragazzo, ama la sua famiglia, ma fa delle cose piuttosto difficili e stupide. Era questa parte del personaggio che volevo esplorare con Ramin e ci siamo divertiti molto. Non sono bravo a guidare velocemente le macchine, ho imparato per il film. L'unica esperienza che ho è di effettivamente andare via veloce dai paparazzi. Questa è l'unica mia esperienza. Conosco la Ferrari e qualche giorno vorrei averne una, se è possibile, se è il mio lavoro nei film. Penso di aver risposto a tutte le domande. Ah no, la domanda era sulla carriera e in quale direzione, ma penso adesso che sono in un buon posto, per così dire. Effettivamente diventa sempre più interessante, ma questo è un momento fantastico adesso.
perché mi piace tanto lavorare sul tipo di film che ha fatto Ramin qua, e mi chiedo sempre qual è lo schermo più grande, diciamo, qual è la prospettiva più grande del cinema. Ramin va al di là del fare un film semplicemente per venderlo, lui vuole metterci dentro l'esperienza del mondo, fa delle domande, e non so, sono onorato far parte di questa esperienza che è secondo me molto profonda. Per oggi con Reggio Italia Inchieste è tutto, vi lasciamo con una carrellata di immagini relative ai protagonisti del film At Any Price, Zac Efron e il resto del cast. Buonasera. C'è un posto dove la convenienza veste ogni tua occasione. Avvolgiti di bellezza. Cliché Pronto Moda è solo firme outlet degli affari. Per te e tutta la famiglia. Cliché Pronto Moda, via Petrara 4, Reggio Calabria. We'll be right back.